Buongiorno da Leandro Maggi, lo vedo in diretta. Si è tenuto presso il Museo regionale della bonifica di Cave Endramin nel comune di Taglio di Po il convegno Un progetto per il Delta del Po. L'iniziativa si inquadrava nell'ambito delle attività di sensibilizzazione, formazione e divulgazione per l'anno 2022 promosse dall'Osservatorio locale per il paesaggio Delta del Po. Dopo i saluti istituzionali di Thomas Giacon, presidente dell'Osservatorio per il paesaggio Delta del Po, nonché vice sindaco comune di Portoviro, di Laura Mosca, direttore Fondazione Cave Endramin, e di Moreno Gasparini, presidente Parco Naturale Regionale Veneto del Delta del Po Veneto, sono stati presentati due libri: Data Delta, i dati e le date dei 7 comuni del Delta del Po, di Marco Marino dell'Università UAV di Venezia, e Delta Sostenibile, pianificazione strategica per un nuovo modello di sviluppo turistico in aree fragili, a cura di Filippo Magni, Federica Appiotti e Francesco Musco. Presenti fra gli altri il magnifico rettore dell'Università UAV di Venezia, Benno Albrecht, e il professor Francesco Musco, direttore della ricerca dell'Università UAV di Venezia. Con il sindaco Michele Domeneghetti, che ha introdotto questo convegno importante qua a Cave Endramin, questo museo della bonifica. E fondamentalmente, qual era il focus di questo incontro? Parte dalla presentazione di due documenti, due pubblicazioni che hanno preso forma da due corsi fondamentalmente presso lo UAV di Venezia, e che hanno trattato il tema della resilienza, il tema della capacità di un territorio di modificarsi e di adattarsi per essere, come dire, resistente ai cambiamenti climatici. Il tema ha introdotto una miriade di ripercussioni a livello concettuale che porteranno inevitabilmente a fare le dovute considerazioni in merito a tutto ciò che oggi abbiamo su questo territorio. E in pratica oggi è, con questa presentazione, l'occasione per fare queste riflessioni. Le facciamo con tutti gli ordini professionali qui presenti, dagli architetti, ingegneri, agronomi, forestali e periti agrari, che sono venuti qui per ascoltare un poco queste idee. Sono temi importanti che dovremmo cominciare a parlarne e ad essere consapevoli, in quanto il mondo scientifico oggi ci sta dando delle avvisaglie che necessariamente devono essere tenute in debita considerazione per capire come poter giorno per giorno direzionare e piegare i finanziamenti che oggi potremmo avere tramite le aree interne, tramite il PNR odierno e tramite tutto ciò che può arrivare dal governo, dall'Europa, per poter basare questa evoluzione dei tempi, evoluzione territoriale. Molti studi, partendo dall'IPCC e arrivando anche all'Istituto Oceanografico di Trieste, ci dicono, insomma, che i cambiamenti climatici non solo toccheranno molte delle aree in giro per il mondo, aree costiere sparse per il mondo, ma toccherà ovviamente, quale area costiera importante, anche il nostro delta, la nostra pianura padana, da Trieste a Ravenna. Quindi tutto ciò che oggi ci troviamo a mantenere e a utilizzare potrebbero in qualche maniera risentire di questi cambiamenti. Sta a noi, da qui al 2100, riuscire a potenziare e ad essere così accorti nel sviluppare ciò che potrà permettere un mantenimento della nostra economia.